Per scrivere codice in Golang io uso Atom con un plugin apposito che mi aiuta nel caricamento dei packages eccetera all'interno del codice. Vado appunto nella cartella del mio progetto che appunto si troverà all'interno del percorso Go, cartella SRC, GitHub eccetera. Creo il mio file chiamato main.go. Vado a creare la mia func main. Ho Come vedete in automatico l'editor mi richiama il package sopra all'inizio del codice, lo stesso farà con le librerie, comunque di volta in volta che appariranno ve le mostrerò nel caso il vostro editor non sia strutturato per caricare le librerie di default in automatico. Come seconda cosa andiamo a creare una funzione chiamata func home page all'interno delle due tonde andiamo a creare un www.http response writer che ci permetterà di scrivere la nostra pagina. Virgola, come vedete abbiamo salvato e ci ha importato la libreria HTTP, virgola, e andiamo a caricare la HTTP request, quindi R spazio asterisco HTTP due punti request. Ok, e qua all'interno andiamo a scrivere il nostro messaggio di benvenuto. Come vedete, l'editor ci dà una mano. Qua in mezzo inseriamo la nostra stringa. Benvenuto nella mia home page. Qui chiudiamo. Nel func main andiamo a richiamare HTTP handle func. Tra gli apici mettiamo il nostro percorso di root e qui all'interno richiamiamo la nostra funzione home page. Ora andiamo a dirgli la porta su cui vogliamo che giri, quindi if r due punti uguale http.listener listen and server dovrebbero darcelo qua. Ok, l'indirizzo sarà due punti per 3, due punti 8080, ma possiamo mettere la porta che volete. L'handler deve essere nil, punto e virgola, uguale nil. No, scusate, se l'er è diverso dal nil, cioè se quindi non ritorna errore, cioè o meglio, se l'errore è diverso da vuoto, quindi errore, gli passiamo un comando panic error. Chiudiamo. Qua l'editor ci dice che c'è un errore, unexpected new line, expected comma or graffa alla riga 11,
Alla riga 11, certamente dovrebbe essere questo. Unexpected error at the end of a statement. Guardiamo. Ah, ok. Qua avevo sbagliato a editare. Ok, qua vuole le due virgole probabilmente. A volte l'editore è utile, ma altre volte. Ok, dovrebbe essere pronta per andare la nostra applicazione web finalmente, nonostante io abbia pasticciato un po' con la tastiera. Quindi, func main http handle func, richiamiamo la nostra funzione homepage, dove andiamo a scrivere il messaggio benvenuto nella mia home page. Qua gestiamo l'errore, l'eventuale errore di Golang. Se l'errore non è se la variabile errore non è vuota, ci deve ritornare il panic error. E quindi ora andiamo nella nostra, ora quindi non ci resta che andare nella nostra console. Scusate un attimo che vado a riprendere la nostra console e la butto nel video. Ok, facciamo go run main.go, la lanciamo e andiamo sul nostro browser all'indirizzo 127.0.0.12.8080, otteniamo il nostro messaggio. Come vedete è abbastanza semplice. Poche righe di codice e avete un server web funzionante. Scusate, avevo visto prima che in realtà non, il sistema non aveva ripreso il momento del lancio del server web, quindi ve lo rincollo qua. Go run main.go, facciamo partire, ci colleghiamo al nostro portale 127.0.0.12.8080 e ci ritorna il messaggio di cui vi dicevo prima.